Daniel Silva, La casa delle spie, è il 17° libro della serie che ha come protagonista Gabriel Allon, il James Bond ebreo, spia israeliana, restauratore d'arte, figlio di emigrati e sopravvissuti alla Shoah. Daniel Silva ha dichiarato di aver passato più tempo con Gabriel Allon che non con sua moglie e i suoi due figli. Ambienta la serie di Allon nel cuore dei servizi segreti israeliani, sfruttando la sua conoscenza del Medio Oriente acquisita nel suo lavoro di inviato speciale per la United Press International e poi per la CNN in Medio Oriente durante gli anni della guerra tra Iran ed Iraq. La Casa delle Spie ci introduce nel mondo dell'intelligence, dei servizi segreti sconosciuto ai più. E la famosa frase "Nessuno è perfetto" si rivela perfettamente aderente ai personaggi, tutti direi, che sono degli assassini, dei traditori, dei ricattatori, ma che grazie alla loro capacità di essere duri e anche spietati riescono a sopravvivere. Ma non sono solo questo, sono persone spesso mosse da ideali, come quello di proteggere il proprio paese da attacchi, quello di salvare vite umane, di impedire stragi, e sono coscienti di ciò che fanno e si fanno delle domande disseminate nel corso dell'azione. Silva ha costruito una storia che sembra presa dalle prime pagine e i suoi personaggi combattono contro uno Stato islamico che si sta ridefinendo come entità virtuale, dato che perde il suo territorio fisico. È un'organizzazione che sta spostando il suo focus, il suo obiettivo, dal costruire il califfato in Medio Oriente all'infliggere perdite e morte in Europa e negli Stati Uniti per combattere l'Occidente e i suoi valori. Il protagonista, ora al vertice dell'agenzia, ha sofferto tragedie personali e disastri professionali, l'ultimo dei quali vedeva coinvolto il nemico cui dà la caccia, Saladino, nome che evoca una storia lontana e contro cui ha una personale avversione. Nel raccontare la sua storia, Silva ci lascia con l'impressione di stare leggendo come dei fatti nascosti dietro una facciata di invenzione, di fiction, come se le sue pagine fossero scritte da uno storico sul campo. E infine non smette di ricordare a noi lettori che coloro che combattono il terrorismo sono efferati così come coloro che commettono le atrocità. E ciò nonostante ci sono lampi di umorismo ad alleggerire l'atmosfera. E il doppio finale, il primo con la morte del Saladino e il secondo finale con l'attentato sventato a Londra, sono un tocco di spezie, come in alcuni film in cui gli ultimi fotogrammi cambiano il finale, anche se parlare di happy end dopo tutti i morti e gli inganni, alla prossima!